Ben trovati. Grazie. Io sono contento di essere qui con voi. Io spero di riuscire a trasmettere qualche cosa che sia minimamente utile per la nostra vita, perché io penso che la cosa fondamentale è che si cammina insieme. Non sono qui con la pretesa di insegnarvi niente, ma piuttosto con la speranza di poter fare un pezzettino di strada insieme e così aiutarci a vivere una presenza che ci può rendere più presenti alla nostra vita. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore. Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore. Ecco. Anche solo queste tre righe di questa canzone, secondo me, contribuiscono a metterci già dentro il tema che avete tra le mani. Avete visto sulla copertina, c'è un titolo, Il presente, con la P maiuscola, che ci fa presente. Adesso lo spiego meglio, però penso che il nucleo un po' di senso sia già racchiuso in queste tre righe. Mi riallaccio a quello che diceva prima, io sono entrato che il discorso era già iniziato, no? Di Don Attilio, però mi ha colpito questo passaggio qui quando lui vi proponeva il brano di Luca 14 e a un certo punto, in fondo, quasi in ultimo, diceva: il rischio è che la nostra vita diventi il maggior ostacolo a cogliere il senso della vita stessa. Ci può essere disordine nelle cose doverose che possiamo fare, qualcosa che capovolge il senso della nostra vita. Senza, diciamo, neanche farlo apposta, ci siamo in pieno, perché è verissima questa cosa qua. C'è bisogno di un centro, no? Il centro di gravità permanente, per dirla con Battiato, no? Intorno al quale può ruotare la nostra esistenza. Il nostro fare deve essere preceduto da un essere radicato in profondità. Credo, insomma, che se siamo qui è perché in fondo desideriamo questo centro, no? Desideriamo che il significato del nostro agire sia Cristo e Cristo servo. Anch'io sono sempre stato un po' animato, no, da questo desiderio qua. È un desiderio che mi ha in qualche maniera sempre toccato. Desidera, no? Mancanza di stelle, no? Desidus, sidera, no? Questa nostalgia del cielo che abbiamo tutti dentro, che quando la sentiamo per un attimo ci fa già ampliare, no? il nostro respiro, no? Ci fa sentire che c'è una promessa di bene che ci attende, qualcosa di bello per la nostra vita, che vale la pena. Questa cosa qui, personalmente, un pochino l'ho toccata, no? Ed è questo desiderio, questo assaggio di mancanza di cielo che mi ha sempre spinto a fare qualche passettino in più, perché non ti basta mai, il desiderio non lo appaghi, il desiderio non è il bisogno, no? Il bisogno, ho sete, bevo, estingo il bisogno, il desiderio non lo appaghi mai, e noi abbiamo sete di Dio, abbiamo bisogno di questo Dio che non possiamo raggiungere, non possiamo prendere per noi, però questa cosa è dentro, no? E ti anima. Insomma, c'è una ricerca di una presenza di bene alla mia vita, alla nostra vita, che è un po' il centro che vale la pena recuperare, per recuperare anche noi stessi nel nostro agire e nel nostro essere anche diaconi. E allora il presente che ci fa presenti, questo titolo che così mi sono un po' inventato, ecco, per dare appunto un titolo, no, al nostro percorso che ci vedrà insieme nei prossimi giorni, in questi giorni qua, gioca un po' su queste parole. Dio è presente
alla nostra vita, ok? Però noi in italiano lo usiamo, diciamo, un po' meno, no? Però presente, la parola presente ha anche un altro significato, no? Bello, che è quello di dono. Ti faccio un presente. Si usa poco in italiano. In Brasile, dove sono stato, cioè, è proprio normale, no? In Brasile, eu faço un presente para você. È un presente, è il dono. È proprio così, present in inglese. Invece noi in italiano, insomma, è una parola meno usata, però ha questo doppio significato. Ed è interessante perché Dio è presente qui e ora nella nostra vita, qui e ora, come dono. E questo presente come dono ci rende presenti qui e ora a noi stessi e agli altri come dono, se vogliamo. Non ieri, non domani, adesso. Quindi se non stiamo in Dio adesso, non può esserci sostanza nel nostro cammino. E questo risulterà inevitabilmente sterile. Sarà un presente eventualmente solo temporale. Un esserci, ok, però non un dono. C'è una differenza fondamentale. E tutto questo vale per tutti, vale per tutti gli esseri umani. No, noi siamo stati chiamati anche al ministero del diaconato. Bene, se vogliamo essere diaconi, essere diaconi e non semplicemente fare i diaconi, ecco, io penso che allora dobbiamo cercare di restare in quel Dio che in Cristo si è fatto servo, presente qui e ora come dono. Sono tante davvero ancora le problematiche legate alla comprensione e all'attuazione del ministero diaconale oggi, no? Sono tantissime. Però ecco, penso che il nostro primo e più importante compito davvero sia quello di focalizzarci, no? Prima di tutto sulla dimensione dell'essere, dello stare alla presenza di Cristo servo, perché soltanto così forse potremo davvero anche servire a qualcosa e a qualcuno, in termini poi pratici, no? Il rischio, uscendo da questa dinamica, è un po' quello di cadere nelle classiche derive. Penso che anche voi qui a Bergamo le avrete sentite, no? Le derive del diaconato, derive possibili del diaconato. Due macro sezioni, no? Il sottoprete o il superlaico. Ma è chiaro che se ti concentri nel fare, automaticamente perdi il tuo essere, è chiaro che da qualche parte vai a deriva. E allora c'è chi poi insomma si sente un prete sminuito, un prete mancato, al diavolo, oppure super laico, no? Pronto a insegnare al popolo, al volgo, no? La sana dottrina. Vabbè. Queste cose però possono essere evitate alla radice, no? Perché essere diaconi, forse prima di tutto, non so, ci pensavo l'altro giorno, no? Mentre scrivevo queste cose qua, dicevo, prima di tutto, essere diaconi è un dono dello Spirito Santo. Il nostro essere diaconi, ma il diaconato in generale, è un dono dello Spirito, che lo Spirito ha fatto alla Chiesa, perché se ci pensate, nel Concilio Ecumenico Vaticano II, il ripristino del diaconato permanente, cioè era forse una delle cose più marginali che si potevano pensare tra le tante cose, eppure l'hanno fatto. E lì, se non c'è lo zampino dello Spirito, secondo me, quindi è un dono prima di essere una conquista o mettetela come volete voi, no? È un regalo. E allora va valorizzato, no? Quindi penso che se siamo qui, ecco, è per cercare di aiutarci insieme a rinnovare la consapevolezza di aver ricevuto prima di tutto un dono per noi e per la Chiesa. Chiesa intesa come, stando sempre al Concilio, corpo mistico di Cristo, come sacramento. Perché anche noi, ecco, possiamo essere sacramento per i fratelli, della sua presenza, della presenza di Dio, come amore che si dona nel servizio. Quindi cosa facciamo in questi giorni qua? Cosa cercherò di fare insieme a voi? Ecco, a me è venuto in mente questo percorso. Ho voluto prendere come sfondo, come orizzonte sul quale poi dipingere un po' tutto il percorso che faremo, la figura di Francesco d'Assisi, alla quale personalmente sono molto legato. Francesco d'Assisi in quanto anche diacono, d'accordo? Perché è vero che ci sono stati un po' di nel corso del
della storia, insomma, degli studi, delle fonti francescane, ci sono state un po' di divergenze d'opinione, però adesso ormai, bene o male, si è praticamente concordi nel dire, nel pensare che Francesco fosse stato ordinato davvero diacono. Ma al di là di quello, vero sì, vero no, fonti storiche super attendibili, c'è un bel libretto di Mariano D'Alatri e di Felice, me lo sono segnato qua, a Crocca, delle edizioni Porziuncola, che si intitola L'urgenza della predicazione Francesco Diacono, che permette un po' di approfondire questo aspetto. Però al di là di questo, che ci interessa relativamente, a me piace Francesco perché incarna, secondo me, davvero bene lo spirito diaconale. Se non altro per tre cose. Francesco è diventato santo fondamentalmente a casa sua. Ha girato, sì, è vero, girottolava in giro, è arrivato in Terra Santa, è tornato indietro, ha provato un sacco di volte ad andare in missione ma non c'è mai riuscito. Bene o male, la sua vita fondamentale l'ha vissuta nel centro Italia e soprattutto intorno alla Porziuncola, però, casa sua. E noi diaconi, bene o male, rimaniamo a casa nostra, non andiamo tanto lontano. Quindi è diventato santo a casa sua, questo è già un primo punto che mi piace. È rimasto dentro la Chiesa, dentro l'istituzione della Chiesa, anche se erano tempi duri, non è diventato eretico. Era facilissimo in quel periodo storico lì diventare eretici. E penso che noi diaconi, non lo so, ecco, però vedendo un po' in giro dalle mie parti, ci sono tante belle vocazioni, no, al diaconato, che vedono, dopo un po' che sei dentro poi nella formazione, perdonatemi, però quando un po' c'hai a che fare un pochino di più con i preti, ti scappa un po' la poesia, scusate, non voglio... Però in generale sto parlando, in generale, quando hai a che fare un pochino con i preti ti scappa un po' la poesia in generale, ok? E questa cosa qui, mannaggia la miseria, ti fa venire voglia di fare il Don Chisciotte. Ah, io ho capito tutto, ve lo spiego io il Vangelo, ve lo spiego... No, perché abbiamo le nostre fragilità e le nostre piccolezze anche noi. E non so se saremmo meglio al posto dei preti. Quindi Francesco è rimasto dentro. Il cambiamento che ha innescato Francesco non è stato indifferente, però, pur rimanendo dentro. Altra cosa che mi piace, e che forse è quella un po' che ci lega di più al tema, è che Francesco percepiva, cercava in ogni situazione, dalle fonti, questo lo si capisce benissimo, in ogni situazione, davvero in ogni istante, lui era preoccupato di restare collegato, di restare connesso alla presenza di Dio. Dio era dappertutto per lui. Doveva essere lì in ogni istante, a ogni suo respiro. Questa presenza lui l'aveva sperimentata, l'aveva sentita forte e la sentiva come dono e non la voleva perdere. Questo ha fatto di Francesco quello che è stato e credo che quindi possa essere davvero una bella figura da tenere come sfondo per il nostro percorso. Con lui quindi, con Francesco, cosa facciamo? Cerchiamo di guardare a quell'immagine, quell'immagine, ma oltre l'immagine, dentro l'immagine, da cui Francesco è stato toccato, ispirato in una maniera potente, il crocifisso di San Damiano. L'ho messo lì in piccolo, lo vedete qua sotto, però stasera lo tolgo, questo qua piccolino, no? E lo componiamo piano piano. Riflessione per riflessione, a un certo punto qui comparirà il crocifisso di San Damiano in dimensioni naturali. Proprio per fare che cosa? Per arrivare gradatamente, un po' come è successo anche a Francesco, a contemplare il corpo e infine il volto, non del Dio padrone, ma del Dio Abba che ha incontrato Francesco, quello che ci ha rivelato Cristo, il Dio sempre pronto a essere presente, sempre presente e pronto a liberare la nostra libertà, così che ciascuno di noi davvero possa consegnarsi alla vita a sua volta poi come un dono. Ci faremo aiutare da queste immagini, da queste suggestioni qua. Insomma, cercheremo di aiutarci insieme in questo modo a cogliere tutta la bellezza del presente, con la P maiuscola, che ci fa presenti. Va bene? Benissimo. Allora, è sera e quindi siamo tutti stanchi, abbiamo bisogno di andare a riposare, non la facciamo lunga, però permettetemi ancora due cosette. Ecco, io vi farei un invito per questa sera. L'invito è di provare a vivere un po' questa notte che ci attende, a metterla un po' in metafora e a vivere un po' questa notte che ci attende come la famosa notte di Spoleto.
so se avete in mente, è un episodio molto bello della vita di Francesco, proprio agli inizi un po' della sua vocazione, ok? È interessante, Francesco, sapete, no? Nasce ad Assisi, 1181, di famiglia buona, è inutile che vi faccio tutta la storia perché la storia di Francesco d'Assisi è stranota, poi a un certo punto prova a diventare cavaliere perché vuole elevarsi, no? Insomma, cerca l'arrampicata sociale e quindi va a combattere contro Perugia, lì viene fatto prigioniero, fa il carcere, torna a casa, il babbo paga il riscatto, no? E torna a casa, fa un anno di malattia, poi una volta che ha ripreso un po' le forze cerca di tornare a diventare cavaliere, ci riprova una seconda volta, però dentro di sé in quell'anno di malattia già c'era qualcosa che capiva che i suoi bisogni non erano corrispondenti al desiderio che gli ardeva dentro, che è il desiderio di Dio. Capiva che c'era una sorta di c'era qualcosa di più, però non lo riusciva ancora a individuare bene. Parte per le Puglie, vuole andare al soldo di Gualtiero di Brenne per provare a diventare cavaliere un'altra volta, e lì raggiunge Spoleto. E quella notte succede qualcosa che cambierà radicalmente la sua vita. Gli apparve in visione uno splendido palazzo in cui scorge armi di ogni specie e una bellissima sposa. Nel sonno Francesco si sente chiamare per nome e lusingare con la promessa di tutti quei beni. Il suo spirito mondano gli suggeriva una interpretazione mondana della visione, mentre ben più nobile era quella nascosta nei tesori della sapienza di Dio. E infatti, mentre dorme, sente di una voce che gli chiede: «Francesco, dove vai?». Francesco espone il suo proposito e dice di volersi recare in Puglia per combattere, ma la voce insiste e gli domanda: «Francesco, ma tu chi vuoi servire? Il servo o il padrone?». «Il padrone», risponde Francesco. «E allora», riprende la voce, «perché cerchi il servo invece del padrone?». E Francesco allora dice: «Cosa vuoi che io faccia, o Signore?». La voce risponde: ritorna alla tua terra natale, perché per opera mia si adempirà spiritualmente la tua visione». E così Francesco montò a cavallo e fece ritorno verso Assisi. Ecco, questo è quello che succede quella notte. La notte di Spoleto mette in profonda discussione Francesco, gli fa letteralmente cambiare rotta. Francesco, dove vai? Ecco, chiediamocelo anche noi questa sera. Dove stiamo andando? Come persone, prima di tutto, come figli di Dio, ma anche come diaconi, no? Dove stiamo, che direzione stiamo dando al nostro ministero, alla nostra vita? Che coordinate abbiamo impostato per orientarla, questa nostra benedetta vita? Chi vogliamo servire? Interessano i diaconi. Anche il nome è una garanzia. Francesco in quella notte lì intuisce, capisce che davvero per essere pienamente se stessi, ecco, non si può restare, almeno capisce questo, che non si può rimanere isolati, non ci si può guardare addosso, no? Capisce che la relazione con qualcuno è necessaria, più che necessaria, alla libertà autentica. Si tratta di capire chi è quel qualcuno lì, una creatura? Ecco, no, Francesco viene invitato ad alzare lo sguardo e a cercare l'origine, la fonte, no, alla quale tutte le creature tendono, no, assetate di senso, di vita autentica. Insomma, Francesco intuisce che dietro le creature c'è il creatore. Adesso lasciate stare il linguaggio un po' arcaico, no? Medievale, il servo, il padrone, no? Perché potrebbe anche fuorviarci. Non è in quel senso, non è il padre padrone, no? Proprio, ma è proprio il creatore, qualcosa che sta sopra, che attrae tutto, a cui occorre tendere. E così allora la direzione cambia, anche la nostra direzione può cambiare se ci rendiamo conto di non essere il centro dell'universo. Ritorna a casa tua, questo è potente, eh? Cosa gli dice il Signore? Non parti, vai, fai, disfa, torna a casa, torna a ca tua, a Milano si dice così.
vai a casa. E questa cosa qua è bella perché, secondo me, strizza l'occhio a Genesi quando Abramo è invitato a uscire da casa sua. Questa cosa l'ho scoperta e quando l'ho scoperta ho detto, questa qua la imparo bene perché è una cosa bellissima. Abraham, lech lecha, ebraico, Abramo, esci dalla tua terra e vai dove ti mostri. Ok, lech lecha in ebraico però ha un doppio significato, bellissimo, grande, grande lo Spirito Santo che mette dentro queste cose, no? E permette agli autori sacri di scrivere queste cose bellissime. Abramo, esci, sì, vuol dire, ma anche torna a te stesso, torna a casa tua. Torniamo a guardarci anche nella profondità del nostro essere. Abramo, esci, sì, ma perché puoi uscire, il movimento centrifugo è possibile grazie anche a un movimento centripeto che ti riporta al cuore delle cose. E noi abbiamo prima di tutto bisogno di tornare al cuore delle cose per poter uscire poi e essere credibili. Ecco che allora Francesco, io penso, intuisce questa cosa qui nella notte di Spoleto. E allora cambia direzione. E secondo me i piedi e le ginocchia già ci aiutano a visualizzare questa cosa. Cominciamo già stasera a metterlo insieme, il nostro crocifisso di San Damiano. E mettiamoci dentro i piedi e le ginocchia. Li teniamo qua. E vi invito ogni tanto, magari anche domani mattina, di dargli un'occhiatina a questi piedi e a queste ginocchia, che prima di tutto sono quelle di Cristo, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo, eccetera eccetera. E questo cosa ci dice? Che Dio ha cambiato direzione per venirci incontro, è stato primo a farlo, è stato lui. Quindi noi chi siamo per far diverso, giusto o no? È bella questa cosa qua o no? A me affascina, dai. E questa roba qui fa cambiare Francesco direzione. I piedi e le ginocchia sono due simboli molto forti di questa cosa. Il fatto che appunto i piedi servono per camminare, no? Per dare un impro. Le ginocchia però si possono, attenzione, anche piegare davanti a qualcuno che tu ritieni degno, importante. Il timor di Dio non è la paura di Dio, no? Lo sapete. Ma il timor di Dio è il rispetto per qualcosa, per qualcuno che è tanto grande più di te che te non puoi nemmeno davvero... Non sai come comportarti, no? La teologia negativa in qualche maniera ci prende, Non è che dobbiamo sempre antropomorfizzare tutto. Dio è Dio, però è amore. E allora le nostre ginocchia si possono piegare. Avete visto, no, sul libretto la fotografia che vi ho messo qua sotto? È quella famosa statua di Norberto che ritrae Francesco che torna a casa e lo ritrae curvo. Lo ritrae curvo, come dire, ho abbassato la guardia, ho abbassato le armi, ho abbassato le mie difese perché mi rendo conto che c'è qualcosa che non posso conquistare con le mie forze, ma è un dono. E allora davvero, in questa notte, se volete, prepariamo il nostro cuore, chiediamo a Dio di aiutarci a capire davvero che l'unica direzione possibile per diventare pienamente noi stessi, come figli e anche come diaconi, davvero è la direzione della relazione autentica con Lui, presente alla nostra vita qui e ora come dono, e desideroso di renderci presenti alla nostra vita qui e ora a noi stessi e agli altri come dono. Chiediamogli questo. E quindi io adesso non mi dilungherei oltre, se non chiedendovi di pregare insieme questo stralcio tratto dal Salmo 36, che credo possa davvero condensare bene il desiderio che dovremmo portarci a letto questa sera, il desiderio con cui dovremmo far l'amore questa sera, di modo che ci permette davvero di alimentare il nostro cuore e di predisporlo a questa promessa di bene che c'è per ciascuno di noi e che non vuole nient'altro che noi diventiamo il meglio di noi stessi. Confida nel Signore e fai il bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Io ho finito, grazie.